Ciao Martino, come stai? Io bene, te? No, io niente, sono da oggi perché voglio giocare. Voglio giocare, però oggi non parleremo di un gioco preciso, ma di quello che ci mette in condizione. Cioè, ci fa giocare. Sembra un po' tipo Al-Qaeda. Sembra Bin Laden nella situazione. Ma va bene perché anche, uscirà anche il gioco Bin Laden Corporation. Esatto, è vero. Dove ci ammazzeranno nelle Allora, praticamente io ti dirò il perché comprerei la PlayStation 4 e tu mi dirai perché compreresti la Xbox. Certo, se me la regalano è meglio, però va bene, cioè, voglio dire. Sì, il perché. Quindi tu, io voglio sapere da te, perché così convincimi a comprare la PlayStation 4. Ti dico che la PlayStation 4 performa, sembra un oggettino un po' ad altri tempi. E soprattutto sembra aver copiato un po' l'Xbox perché ha delle forme molto squadrate. Ah, ma vedi che viene a copiare quello che facciamo. Spigoli, un design che è completamente diverso rispetto alla sua versione 3 di PlayStation e che si avvicina più all'Xbox 360 o 720. Però se guardiamo alcune caratteristiche, tipo il giocare in single player, non sarà necessario connettersi alla rete. Invece tu che hai Xbox 720 devi per forza essere connesso a internet. Per giocare c'era il bello e il cattivo, insomma. Quindi infatti con la PS4 non ci si deve preoccupare di avere per forza una connessione wireless per poter giocare, per farla funzionare. Quindi stai bene, telo. Esatto, sì. Cioè non devo anche spendere dei soldi per internet, quindi tu sei costretto anche a fare internet. Abbiamo i soldi, no? Invece per il gaming online, cioè per, come si dice in gergo, per giocare su internet, tu che sei un po' maccherone, pigro proprio di me. E bisogna per forza richiedere l'abbonamento PS Plus, che è un servizio che però sta avendo grandissimo successo con l'attuale versione di PlayStation 3, perché permette gratuitamente di scaricare diversi giochi di qualità. Vedi che c'è la fregatura? È vero. Il fatto è che Sony purtroppo esce in ritardo rispetto a Xbox 720, cioè rispetto a Microsoft, ma forse lo fa in maniera più ponderata visto i prezzi, perché si parla che uscirà verso Natale ma con un prezzo di 100 euro in meno rispetto a quello dell'Xbox 720. Mentre noi Xbox veniamo fuori a settembre, cioè in autunno, diciamo così. Sì, però costi 100 euro in più, hai capito? Ma cosa vuoi che siano? Cosa vuoi mettere nella realtà del Kinect? Che allora, insomma, io adesso ti ho detto perché devi comprare la PlayStation. No, io ti dico, intanto siamo a casa che insomma si chiama Xbox 720, cioè l'hanno il modello appunto moltiplicato, perché da 3 a 360 si è arrivati a 720, quindi sarà il doppio della situazione. Ma aspetta, no, il Kinect è quello che poi nella passata edizione ha, come dire, ha fatto la novità della Xbox. È stato perfezionato ed è addirittura tendente al reale, cioè hanno portato il Kinect ad essere più reale. Addirittura hanno aggiunto delle modalità vocali con appunto l'aggiunta diciamo così, dell'HD. Hanno voluto migliorare molto il discorso HD e 3D, quindi ci hanno abbinato degli occhiali in 3D, dove appunto uno può vedere tranquillamente anche la TV. Esatto. Il problema è, infatti, è quello: tu hai tutto quello, ma nell'Xbox c'è il discorso 3D anche al cinema. C'è anche, appunto, quindi figurati una console dove se non hai la grafica non ha gusto. E che dire, poi ci sarà Windows 8, quindi sarà tutto collegato, diciamo così, al pacchetto internet. Poi Microsoft lo sa meglio di me che... Poi comunque hanno creato questo accessorio, questa modalità di gioco per far sì che tutta la famiglia sia coinvolta. Quindi dal semplice bambino alla mamma, che ci saranno dei giochi legati al Kinect, dove ci saranno appunto legati alla cucina, alla ginnastica, tutti, anche il nonno. Prezzi in uscita? Beh, noi andiamo a dollari perché ci si ragiona ancora con i dollari. Noi costiamo 299 dollari, poi sarà appunto l'uscita a settembre, ma magari arriverà a settembre costerà ancora meno. Intanto è pur parlare, esatto. Poi vediamo. Noi vi abbiamo detto quali sono, diciamo, le principali novità di PlayStation 4 e Xbox 720, poi sta a voi la scelta, voi è sganciare gli euro e comprare, essere fedeli alla PS4 oppure all'Xbox cambiare. È vero, noi siamo qui. Noi ci vediamo intanto settimana prossima con un gioco, probabilmente sì, molto, sì, perché poi alla fine basta, ci avete rotto, basta. Vabbè. Ciao.